Mediterranea oggi ha messo in mare una nave che ha bandiera italiana, una nave che è nel Mediterraneo centrale, che in questo momento, come sappiamo, è uno spazio di frontiera ed è uno spazio che è diventato un vero e proprio cimitero a cielo aperto. La nostra missione è quella di essere presenti. Presenti in mare per svolgere attività di monitoraggio, testimonianza, denuncia della drammatica situazione che quotidianamente donne, uomini, bambini rischiano, no? Attraversando il Mediterraneo. Il Mediterraneo centrale, che in questo momento è senza soccorsi, è in assenza di soccorsi, nel silenzio nella complice indifferenza del governo italiano e dei governi europei. 8 migranti al giorno all'incirca muoiono nelle acque del Mediterraneo centrale e quindi noi oggi abbiamo deciso di difendere un diritto fondamentale, che è quello della vita. E la nostra scelta come Mediterranea è ed è stata quella di attivarci, impegnarci concretamente e agire. Vogliamo vincere quella che è la paura, quella che in questo momento è la paura, il disprezzo, con la solidarietà e con l'umanità. E questo è il nostro obiettivo. Vogliamo salvare noi stessi da un presente e un futuro di odio e di intolleranza. Mediterranea è che cos'è? Mediterranea è qualcosa di inedito, qualcosa di mai visto, perché Mediterranea non è una ONG. Mediterranea, abbiamo scelto di definirci un'azione non governativa. Un'azione non governativa perché abbiamo un obiettivo concreto che abbiamo messo in mare.